Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ovviamente con la dovuta distanza di sicurezza per la prevenzione Covid e con le nostre mascherine sempre a portata di mano. Dunque, dottor Torchio, appunto per il Covid volevo parlare con lei, fare un aggiornamento, anche perché sembra che la situazione stia migliorando. Ma volevo chiedere, secondo lei, quanto effettivamente stia migliorando? E poi anche il discorso vaccini, quanto coprono i vaccini, quanto possa durare l'immunità? Facciamo un piccolo aggiornamento sul Covid. Sì, allora la situazione sta migliorando in Italia come in tanti altri paesi del mondo, grazie appunto alla campagna di vaccinazione e si è evidenziato in questo periodo che la campagna di vaccinazione deve essere portata avanti, soprattutto deve essere completata la seconda dose per avere una copertura sufficiente soprattutto per le varianti. In particolare l'Inghilterra proprio che ha adottato questa politica di fare una vaccinazione su larga scala come primo dosaggio per fermare il virus, si trova adesso ad avere la variante indiana come predominante e quindi nella necessità, visto che i casi sono in aumento, come anche in Russia, a dover accelerare il secondo dosaggio. Quindi è raccomandato comunque per tutti coloro che si sono vaccinati di portare a termine ovviamente le due dosi come previsto. Chiaramente un po' di persone hanno già contratto il Covid. Per purtroppo, per alcuni per fortuna, perché l'hanno fatto in maniera leggera e sono immuni. Quindi diciamo che l'immunità per ora, anche perché siamo abituati con il Covid ad aggiornarci giorno per giorno veramente, però l'immunità viene data per circa un annetto, sia per coloro che sono vaccinati e sia per coloro che hanno fatto in maniera diciamo almeno sintomatica o leggermente sintomatica il Covid. Però molti non si vaccinano. Sì, molti non si vaccinano e purtroppo ci sono persone che non si vaccinano che sono tra l'altro nella fascia a rischio, cioè dopo i 60 anni. È naturale che una persona altamente debilitata e molto molto anziana possa avere dei rischi anche maggiori con la vaccinazione, perché abbiamo avuto anche dei decessi in persone molto anziane, anche se il concetto è quello di vaccinare tutte le persone a rischio, però sicuramente le persone che non si vaccinano pensando di fare una vita ovviamente con le dovute cautele, avendo pochi contatti, però si prenderanno comunque dei rischi perché è sicuro che in un modo o nell'altro questo virus diventerà endemico e cioè circolerà un po' indisturbato, troverà la maggior parte delle persone o vaccinate o che hanno un'immunità naturale per averlo fatto e quindi non attaccherà più quelle persone o darà dei sintomi molto lievi, però se troverà persone che non hanno un sistema immunitario preparato, purtroppo i casi potranno essere ancora gravi. Quindi il consiglio è per tutti coloro che non vogliono vaccinarsi, adesso abbiamo una certa esperienza che abbiamo maturato purtroppo all'ultimo momento in questi mesi, comunque sempre quello di vaccinarsi. Per quello che riguarda gli effetti collaterali dei vaccini, ecco, Esattamente. diciamo che noi sappiamo che l'AstraZeneca sta andando un po' ad esaurimento, Sì. perché dava questi problemi di trombosi in cui magari a cui dedicheremo una puntata magari, perché è importante, ma anche il Johnson che in una sua somministrazione, che ha lo stesso vettore adenovirale, può dare questo tipo di problema. Quindi il medico di base o comunque le persone che fanno l'anamnesi nel momento della vaccinazione devono essere avvertite di tutto quello che possa essere, pericoloso in questo senso. È chiaro che, anche il Pfizer che era temuto perché è un vaccino nuovo a RNA, quindi temuto all'inizio, è quello che non ha dato le trombosi, ma adesso portato ai giovani, come è successo in Israele o anche in America, ha manifestato tra i 13 e i 20 anni, comunque dei casi non gravi di miocardite. Ripeto, non gravi, ma comunque rimane sempre una miocardite, un bel effetto collaterale, quindi è chiaro che su milioni e milioni e milioni di vaccinazioni questi effetti collaterali ci sono e sicuramente rimane peggio prendere il Covid, soprattutto dopo i 50 anni. Lei mi ha scritto che addirittura in Cina per la prima volta iniziano a vaccinare i bambini. Iniziano a vaccinare i bambini con i loro vaccini che adesso sono anche in esame qui da noi.
E forse la cosa che a te, ai telespettatori, può interessare di più nella comunicazione è di capire se ci sarà una terza o una quarta ondata. Assolutamente sì. Ecco, sicuramente questo virus ci ha abituati a calare verso maggio-giugno e a riprendere settembre-ottobre. Quindi certo. Il problema sarà se arriverà la variante indiana, perché se arrivasse la variante indiana, a quel punto lì noi saremo un po' in difficoltà e dovremo aggiornare i vaccini e quindi fare dei richiami con questa variante, perché comunque sì, anche se il vaccino dà un minimo di copertura, potrebbe essere insufficiente. Quindi vedremo tutto quest'autunno e in tutti i casi prepariamoci sicuramente a una terza dose, perché se il virus continua a mutare molto rapidamente come sta facendo ora, purtroppo dovremmo abituarci a dei richiami e sostituirà forse il vaccino antinfluenzale alla vecchia influenza. Certo, dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle nostre puntate basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio più il nome dell'argomento e della patologia al quale siete interessati. Vi auguriamo un buon proseguimento di visione.